Siamo nelle Ebridi esterne, al largo della Scozia. E questa è la Grande Muraglia cinese, ma non è la mia prima destinazione. Il paesaggio qui è spettacolare, ma non è l'unica cosa che rende questo posto speciale. Da oltre un secolo queste isole sono conosciute in tutto il mondo per il tweed. Scopriremo come viene prodotto questo tessuto. Nel sud-ovest della Cina, il popolo Bai tinge i propri abiti da generazioni. Abbiamo visitato Dali, la casa ancestrale dei Bai. La tintura nodi è come un parto. Quando è nella pancia non puoi sapere come sarà il tuo bambino. Salve e benvenuti a Crossing Cultures, un programma dedicato all'esplorazione delle tradizioni culturali orientali e occidentali. I colori di questo paesaggio mozzafiato ispirano quelli del celebre tessuto prodotto qui. Harris Tweed Hebrides è uno dei tre stabilimenti dell'isola. Lo visito insieme a Callum. Callum, questo è lo stabilimento e questa è la lana. Sì, questa è la prima fase del processo di produzione. È pura lana vergine al 100%. Qui a Harris Tweed usiamo solo questa. Non possiamo usare altre fibre oltre alla lana. Diamo un'occhiata? Sì, andiamo. Lo stabilimento produce oltre 50 colori di base. Una volta tinti, vengono mescolati per ottenere varie combinazioni. La lana viene poi cardata e filata. Le regole per produrre il tweed sono rigide, deve essere tessuto a mano dagli abitanti delle Ebridi esterne. Derek è uno dei tanti tessitori dell'isola. Ciao Derek! Quanto tempo ci vuole a imparare? La maggior parte delle persone è in grado di farlo dopo alcuni mesi. Si deve semplicemente pedalare? Sì. Posso provare? Ma non pedalare all'indietro. Cosa succede se pedala all'indietro? Niente di buono. Va bene, allora proviamo. E non andare troppo veloce. La complessità del disegno è stupenda, è incredibile. Sì. Quanto tempo ci vuole per produrre un pezzo di stoffa come questo? Per questa lunghezza qui servono circa 3 o 4 ore di pedalata. Senza sosta? Sì. Wow. Eh sì. Perché non usate un telaio elettrico? Perché non è permesso. Non è permesso? No, non si può usare qui. È questo che lo rende così speciale? Sì, il fatto che sia fatto a mano. Le mie gambe si stanno stancando. Servono un bel paio di gambe. Pedalare è facile. Grazie, Derek. Non c'è di che. Una volta tessuto, il tweed viene pulito e stirato. Oggi circa 40 pezzi sono tornati dalla tessitura. Qui ci sono alcuni modelli diversi che vengono cuciti insieme e che passano continuamente attraverso la macchina. Il tweed è pronto per la fase finale. È qui che il tessuto viene certificato. Sì, questa è la fase finale del processo. Una volta che il nostro tweed è stato tessuto, lo riportiamo qui per la rifinitura finale, prima di presentarlo alla Harris Tweed Authority, che lo autenticherà con il celebre logo a forma di sfera. Deve avere quel timbro. Sì, deve avere quel timbro per essere riconosciuto come Harris Tweed. Dal celebre tessuto scozzese a un'altra antica forma d'arte in Cina. Ce ne parlerà Igor. Questo è Zhongshan, un villaggio vicino alla città di Dali. La prima cosa che abbiamo notato è che l'intera comunità sembra coinvolta nella tintura a nodi. Scopriamo insieme perché. La tintura a nodi è una delle tre tecniche di stampa tradizionali che hanno origine nell'antica Cina. Combina una serie di abilità diverse per produrre disegni unici. Zhongshan è considerata la città natale della tintura Bai. Venendo qui abbiamo visto molte piante nei cortili. Che cosa state raccogliendo? Radice di guado. Radice di guado? Sì, la usiamo per la tintura. Per i cinesi il guado ha un grande valore medicinale. È la base della medicina per il raffreddore più popolare. Abbiamo scoperto con sorpresa che i Bai ne estraggono un pigmento per la tintura. I Bai hanno un approccio unico alla tintura, un procedimento in 8 fasi. Legatura e tintura sono le più importanti. Duan Incai viene da una famiglia di tintori Bai.
Nella tintura nodi la preparazione della tintura è il primo passo, seguito dalla legatura, che è il secondo. Bisogna mantenere i punti uniformi. Quindi quello che ho capito è che i punti devono essere molto stretti, ma se sono stretti si bloccano gli altri spazi su cui lavorare, quindi è un po' una contraddizione. I disegni della tintura a nodi dei Bai sono ispirati alla natura. Ogni riga racconta una storia sull'ambiente che li circonda. Questo è il momento più emozionante. Stanno per tingere. Non vedo l'ora di vederlo. All'inizio è verde, diventa blu gradualmente, poiché si ossida nell'aria. Ha come una reazione chimica e diventa blu. Quando lo si guarda è verde all'interno, ma sullo strato superiore diventa blu, perché è a contatto con l'aria e l'ossigeno. Gli darò una bella mescolata. L'odore è davvero molto, molto forte. Vedi, queste parti non si sono ancora ossidate. La tintura è sufficiente, laviamolo. Mi ha detto che questo è un passaggio molto importante. Bisogna immergerlo nell'acqua con forza, facendo così. La tintura viene via. Basta così. Basta? Sì, è sufficiente. Stendiamolo e vediamo. Solo uno? Sì, solo uno. Questo è il momento più importante. Quando si sciolgono i nodi, il tessuto all'interno è bianco. È bellissimo. Alcune parti sono ancora verdi perché non sono ancora entrate in contatto con l'aria. L'ultima fase è quella dove succede la magia. Si tagliano i punti e si rimuovono i fili per rivelare i disegni che erano nascosti tra i nodi. Bisogna fare attenzione, però. Basta un piccolo errore per creare un buco che rovinerà l'intero pezzo. Con la tintura a nodi è impossibile prevedere il risultato. L'esito è imprevedibile. Non si ottengono mai due modelli e colori esattamente uguali. Come ogni gentiluomo, voglio avere un aspetto curato, quindi sono qui a Edimburgo per dare un'occhiata al meglio dello stile scozzese. Hello David. Hi Paul. Sono qui per provare alcune delle vostre giacche Harris Tweed. You are indeed. What do you have for me? Good to meet you. Diamo un'occhiata. Allora, qui abbiamo le nostre giacche Harris e il resto dei nostri capi. Abbiamo giacche, cappotti, gilet e altre giacche. E qui abbiamo la nostra selezione di pantaloni. La mia taglia di solito è la 42. Bene, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo una 42 regular proprio qui. Posso provarla? Wow, guarda che roba! Puoi abbottonarla? È un bel tessuto, pesante, è a spina di pesce. Ci sono tanti dettagli. Sì, un sacco di colori. Quanto è popolare l'Harris Tweed? Moltissimo, ha un fascino mondiale. Arrivano visitatori da tutto il mondo e tutti conoscono l'Harris Tweed. Ha un fascino e un riconoscimento mondiale. Quindi avete molti clienti internazionali? Sì, il 75-80% dei nostri clienti arriva dall'estero, sono il cuore della nostra attività. E cosa si aspettano? Vogliono vestiti che durino, sanno che li indosseranno per tutta la vita. Conoscono la storia che c'è dietro questo tessuto, il suo peso, il colore e tutto ciò che caratterizza l'Harris Tweed e la storia di questo marchio. È bellissima, sono molto tentato. Sì, ti sta benissimo. Un autentico Harris Tweed. È tutto per questo episodio di Crossing Cultures. Saluti da Edimburgo. E anche da parte mia è tutto. Seguite il nostro programma per altre storie emozionanti. Arrivederci da Pechino.